mi sono arrivati gli acquisti che ho fatto su AliExpress. Non so se anche voi vi siete accorti, ma da qualche tempo voi fate acquisti in vari negozi, però vi arrivano in un'unica busta. Tutti raccolti, tutti gli acquisti nelle buste singole vengono messe in una busta più grande e vi arrivano tutti insieme. Almeno io questi poi li avevo fatti tutti assieme. Allora, vediamo che cosa ho preso. Innanzitutto vi devo dire che ho preso una serie, sapete che ho la Big Shot. Ho preso una serie di fustelle per lavorare con la Big Shot. Allora, avevo visto da Taris Creazioni che aveva comperato le fustelle delle Gorgeous. Allora, sono riuscita a trovarle e mi sono presa queste due che sono un po' a tema natalizio, vedete? C'hanno l'alberello di Natale e sono carinissime. Qui addirittura c'è il babbo. Guardate, c'è. Carina, carina da matti. Comunque le prove ormai le faccio dopo Natale perché praticamente siamo alla vigilia che giro questo video e non ho tempo. E non ho tempo di provarle. Allora, ho preso queste delle Gorgeous. Poi ho preso queste. Vi avevo fatto vedere in un video passato, ma di un po' di mesi fa, che mia cognata mi aveva portato dal Giappone delle carte tipiche e così ho pensato di prendere qualcosa da ritagliare con quelle carte, sempre qualche fustella. L'unica cosa che non c'erano scritte le misure, io ero convinta che fosse qualcosa di piccolo così, invece di grande così. Per cui vedremo, non so cosa ne farò, mi divertirò, boh, non lo so. Non lo so, è un ventaglio, mi sventaglierò. Volevo fare degli orecchini, ma qua vengono dei. Non so che dire. Ma ho preso tutto troppo grande. Anche perché non c'erano le misure. Allora, questo mi è arrivato invece l'unico che mi è arrivato da solo, quindi l'avevo già aperto e l'avevo già anche tagliato, vi faccio vedere. Allora, cioè, io dico, questo è il vestito, questo è il kimono, cioè, questa è la testa. Cuori, cioè, questa è la testa, carina da matti, perché diciamocelo, qui ci vanno i fiori, qui ci sono gli altri fiori. Questi sono gli occhietti e la testuccia. E questo è un ventaglio che esce di qua. Però, caspiterina, ha una testa enorme su un kimono. Ecco, con questo farò degli orecchini. Questo è sicuro. La testa, boh, farò degli orecchini anche con la testa. Voi cosa dite? Allora, un orecchino sarà il kimono, e l'altro e quello dell'altro orecchio sarà la testa. Vedremo, vedremo cuori, datemi suggerimenti voi. Poi, allora, sempre qua, a voglia capire anche questa, diciamo che anche questa è un pelo grandina. È un pelo tanto grandina. E questa parte qua, beh, cercherò di capire. Comunque, eccola qua. Poi, cosa ho preso? Eccone qua. Ecco un altro che doveva essere piccolo.
su stile del ventaglio, perché volevo sempre farne degli orecchini, un tempio, però. Vedremo, vedremo, ma penso che quelle carte saranno stupende da intagliare così. Intanto qui c'è anche il fiorellino. Quello non è male. Poi il resto vedremo. Tanti pacchettini. Allora, vediamo, 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 vediamo se sono finiti. Ecco, invece adesso qua sono altre cose. Ne ho approfittato per comprare anche questo per pulire i pennelli dal trucco, perché da quando vi ho mostrato i trucchi che mi sono presa, ho iniziato a truccarmi. Vi devo dire che sono eccezionali e non mi danno nessun fastidio. Poi mi sono comprata anche il rimmel naturale. Senza parabeni, senza, spero di non dire male, comunque fatto in modo naturale, e anche quello non mi accorgo neanche di averlo. Per cui evviva, 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 finalmente mi posso truccare senza piangere. E questo mi serve per pulire i pennelli. E credo che lo userò subito perché ce li ho da pulire. Ultimo acquisto. È una cosa legata alla resina, perché dovete sapere che io le bilancine le mangio, non so cosa dire, perché le rovino, e siccome ho paura improvvisamente di trovarmi senza bilancia che si rompe del tutto perché ci vuoto sopra di tutto e di più, ne ho presa una di riserva. Non vi faccio vedere com'è ridotta quella che sto usando, perché è meglio. Bene, cuori, con questo vi saluto, e se e quando farò, sì, no, lo voglio mettere via nella sua, se e quando farò questi lavoretti, vi farò vedere cosa sarò riuscita a tirarne fuori. Intanto vi saluto, mi mando mega mega bacioni, grazie di seguirmi, lasciatemi sempre i vostri commenti. Bacio grande, ciao cuori!